piace. Allora. Allora, buonasera, oggi ci troviamo in compagnia del signor Carmelo Ciurcina. Possiamo considerarlo quasi un'istituzione di Palazzolo, in quanto è il più famoso orologiaio che appunto abbiamo. Quanti anni ha? Io c'ho del 1908 che sono qua, in giro nel mondo. E posso dire questo, che al 9 luglio, ora principiando il nuovo anno, faccio 102 anni. Questo è quello che posso dire. Ho girato, ho fatto tutti i mestieri, l'avevo vista, il macchinista della Policelle, il fuochista. Ho fatto dei lavori, insomma, di grande importanza. C'ho le fotografie, c'ho tutto. Sono stato in motocicletta, ho avuto le macchine a disposizione. Sono stato un tecnico delle macchine e ho lavorato sempre dentro l'officina. Ho uscito fuori solo per le prove delle macchine. E poi, quando sono ritirato qui, perché io stato molto tempo, 3 anni in Libia, dal 36 al 39, quando mi sono sposato. Quindi diciamo il suo lavoro più importante è stato quello di orologiaio. Sì, perché mio padre quando ci vedeva Cagnetti con le macchine, perché erano le prime macchine, e quando ci vedevano con le macchine mio padre soffriva. E dicevo queste parole, se non vi insegnate, in famiglia eravamo 4 figli, se non vi insegnate la mia professione, i maschi, perché erano 3 maschi e una vecchia, e una piccola che morì di 8 anni, era spagnolo, se non vi insegnate la mia professione, mi fate morire dannato, dicevo mio padre, perché volevo che qualcuno. E allora io quando ho visto che c'erano, insomma, delle sorprese con i macchini in giro, cose con un uomo, mi giuro che ho derubato la bicicletta e salì tutto una gamba. L'altro che morire, 2 cose con giorno, e adesso sono tutti i giorni così. Io disse, ma io perché se io ho la vita bella, pulita, e vi faccio, signore mio, questa facoltà di poter dire. Il Signore è grande, perché io sempre mi sono rivolto al Patriarca San Giuseppe e sempre mi ha dato tutto perfetto. Poi ho saputo anche che da recente hai imparato a suonare il violino. Sì, suono il violino, sì. Mi dispiace che c'è una corda rotta, altrimenti ci faceva sentire il mare quanto è bello. Come quando c'è, oh, ma con le parole in sentimento, questa suonata ci vuole il cuore. La suonava la fidanzata quando eravamo fidanzati e la suono sempre, perché è un ricordo grandissimo, era una bella bambina come me. Disse che c'era la ragazzina, però era piccola, ma io non ho visto degli occhi se era piccola o era grande. Mi c'è caduto l'occhio e che cosa è successo? Mi sono fatto fidanzato. Mia suocera mi ha richiamato, le devo dire queste cose perché mi hanno successo a me. Che cosa è successo? Mia suocera dice, io sono contenta di te, mia suocera, perché sei un mio ragazzo e tutto me lo dicono. Non che mi vanto io, era un po' alla portata. Allora dice, non state nelle strade che vi guardano la gente che poi vi tagliano, vi fanno un mormorio, perché erano fidanzate. Allora dice, entri in casa, mandi, entri in casa, la signora viene già. E è stato un po' primo periodo mentre si diventa andato. Per non parlare. Quindi diciamo questo è uno dei ricordi più belli che lei ha. Bene.
Che cosa è successo? Sono entrato in casa in questa famiglia. Una famiglia che c'erano quattro persone a Roma dei suoi, tutti impiegati. E lei era una sola che custodiva tutta la famiglia, la bambina come lei, così. Io contentissimo che mi ha detto di sì e mi sono fatta entrare dentro. Dopo due anni incomincio a vedere una certa amarezza dentro, che io la prima sera rimasi un po' sbalordito, la seconda più sbalordita ancora, perché non c'era quell'attrazione che c'è nella famiglia come era prima nei due anni. Dico, ma io stasera devo parlare a sua vita andata, che devo dire che cosa è successo. Perché la gente ci parlava di bene, di me. Io ho detto, non c'ho la sola figura esterna, ma c'ho anche quella nel suo figura. Allora, dico, io stasera ho da parlare, si sono accomodati là e ho parlato. Ci ho detto, il motivo mi dovete dire, perché io dopo due anni che vado a casa mia e poi a casa vostra, da casa mia e casa vostra, e io mi avete privato della libertà di cuore, di io poter andare nei fatti miei. Perché dopo due anni avete fatto questo pensiero è stato fatto? Mi hanno risposto, perché tu c'hai nove anni in più di mia vita, senti chi c'è qua. Che io vorrei mangiare il giorno di 35 anni, non giornale da ieri, capisci tu cavo, ma c'è da... penso che le cose siano diverse tra i tempi che c'erano prima e oggi. Allora dico, ma io dico, sono disposto di lasciare come avete fatto per me, ma voglio essere adesso di lei, di lavorare. Ci ho detto, senti, vieni qua. E io avevo 9 anni in più, non si poteva tappare. Lei 20 e io non convive e io 29. Dico, ma questa faccenda mi dolce il cuore a me. Mi dovete dare qualche cosa, qual è il motivo? E mi disse, non so fare. Sì, ma era meglio che mi lasciava andare. Ora devo dirmelo tu, se me lo dici tu, io me ne vado. Dici, io ti voglio bene, però devo fare la volontà di dicono i miei, perché io sono figlio di voi. Non so quello che stanno facendo. Dico, allora se tu sei contento, io ci devo accontentare loro. Se adesso me ne sono andato, io non potevo vivere dentro il paese mio. Avevo una certa capigilio. Prima per la presa in giro di rimprovero d'animo, poi insomma per tutta la sacrificazione che mi avevano fatto fare, io la sera come lavoro umano mi portavano giù un po' di carne, portavo un po' di cose, poi mamma mia non pagavo una cosa, mi pagavo una cagata. Allora che cosa succede? Io non potevo stare finché sì, stavo scendo basso, mia mamma piangeva, mio padre era angustiato pure, non lo dimostrava, ma io vedevo tutta la famiglia raggruppata per questo argomento, che l'ho letto ora, ieri, da una giornata. E lei cosa ne pensa della gioventù d'oggi invece? Meno tutti i portati. Che cosa è successo? È successo che non potendo stare, c'erano solamente per la Libia, perché l'uomo pigliava la Libia, i soldati nostri, nel 1910. E la Libia era cioè dell'italiana. Allora, leggendo i manifesti, sai, c'era scritto assolutamente, io vado al municipio, io e un altro compagno, e ce ne siamo andati in Libia. E me ne sono andato in Libia, mi sono allontanato di qui per prendere un'aria nuova. Io ero a Gagliani, io stavo a Nairut, Beirut, Gagliani, tutta la Libia, io ero deserto.
sparavo mica a zebre, non sapevo quando c'è un pecoraio che pecore, sparavo mica a zebre e vediamo qualcuno con le pallotte e portavamo dove andavamo a portare la botta oppure a portare la macchina e la cuocevamo e mangiavamo la gazzetta come un crepettino, sai? E insomma, a me mi portavano tutte così perché ci sarebbe più rito, perché eravamo con un capitano di Lembine che c'era il padre morto, e lui era capitano, ma era un capitano a prete che diceva la messa, e era capitano, però aveva un distaccamento a Darien. E ha detto quando siamo sbarcati, dice, chi è che vuol venire con me? Io sono un capitano così così, c'è una cugina che vuol venire con me, perché si chiamano i militari per lavorare. Appena sono arrivato, mi fece dire certe cose da... e ci fece un impianto di un orologio. Ci fece alcune cosette, un capitano mi portava a casa. E la mamma di questo capitano, che era vedova, abitava nella caserma stessa e nel sopra. Di sopra, di sotto c'erano i militari, di sopra c'era la mamma, era vedova. E lui se l'aveva portato in Libia. E allora la mamma ci ha detto così, vede che questi ragazzi non sono figli dei suoi genitori, sono figli dei suoi genitori, ma però il papà sei tu, ci disse questa mamma, e queste parole mi dimenticavo. Quando sono ritornato, sì. sono venuto così, allora una sera di carnevale, io parlavo con un amico mio, con un ragazzo, ormai stavo cominciando una nuova vita. C'erano tutti, io con Benzio, sapevo Benzio quello di pelle, come il mandolino. Sì. Io suonavo quello dentro il festival e un altro capo armonica. Allora c'era un gruppo tutto di ragazze, come una vecchia, usava i vestiti, e avevano un cestino davanti così, tutto con un mozzetto di viola, e si calavano un mozzetto di viola ogni persona. Allora gira, si girano le ragazze verso di me, avevano tutti i mascherini, tutti, ma io non ho conosciuto niente. Allora hanno preso un mazzolino di viola e me l'hanno aperto. Io l'ho sentato perché non conoscevo niente sotto la mano. Allora io ho pensato, come statura era quella, oppure che aveva la mascherina, io di parlare non ha parlato, non è che ha parlato, ho detto benvenuto, qualcosa, no. Allora mi ha dato questo mazzetto e io la sera ho detto, ma porca miseria, poi gli altri amici, chi è questo qua? Mi metto alla veduta, alla stessa sera, e vedo questa ragazza camminava con un'altra ragazza che aveva un piccolo vivetto in un piede, camminava. Sì. Mi metto nella strada, io a distanza, mi metto, figlio dice che non mi avevo sbagliato, era lei, mi ha portato un mazzettino di là. Così all'indomani io ho fatto fuoco nuovamente perché forse il destino era così e ci siamo sposati. Lei mi vendi e io mi vendi.